Salvatore ha accennato ai moari e ai pastori, sono i due mestieri tipici, diciamo, di Cappadocia. Allora, il pastore è stato il lavoro, come dire, il mestiere originario di Cappadocia, perché prima che muiari i cappadociani sono stati pastori, come quasi tutti i comuni abruzzesi soprattutto, no? La nostra era una terra di pastori e tuttora ce ne sono, insomma, no? Anche qui presenti. Pierluigi, vuoi venire qui con noi? Dai, grazie, fa un applauso per Pierluigi, ultimo vicino di Cappadocia. E lascio la parola a Cirando che ci potrà dire qualcosa. Voglio così citare le ultime tre strofe di questa composizione, dove appunto si parla di quello che facevano i mulattieri o che facevano i ragazzi da noi. Qualcuno racconta di quando bambino, finita la scuola, divenne biscino. La vita che fecero tanti ragazzi lontano da casa, tra pecore e stazzi. Qualcuno ha ricordi di guerra e di fame, oppure di muli, vetture e legname, di quando decise di fare il tassista restando nel ramo trasporti da autista. È un vecchio ricordo che ormai non lo lascia. Tornando al paese, ricinge la fascia del vecchio mularo che mostra agli amici la forza tenace di salde radici. Infatti i mulattieri non dimenticheranno mai di essere stati tali, anche se sono stati poi dei sassisti, se sono stati in mezzo al traffico, in mezzo al progresso, eccetera, quando poi ritornano nei nostri paesi si mettono seduti e raccontano quando caricavano, quando facevano i lunghi viaggi, chi era più svelto, chi era più lento, io che l'Elena ci se le faceva secca a mani, quell'altro che era più svelto, dicevo sole calato, sole è alto, eccetera. Ecco, qui abbiamo diversi mulattieri, i quali sono abbastanza timidi che non vogliono parlare, ma adesso li faremo parlare. Intanto abbiamo il nostro ultimo piscino. Allora, iniziamo con Pierluigi, perché giustamente partiamo proprio dalle origini, quindi i pastori. Allora, Pierluigi proviene da una famiglia di pastori, che tra l'altro sono tutti amici e saluto. E però adesso lascio parlare lui e pertanto gli lascio spiegare chi era, cosa faceva il biscino. E tu, è vero, sei l'ultimo biscino di Cappadocia. Lascio a te la parola. Beh, il biscino era ragazza al seguito dei pastori, faceva tutti i lavori leggeri, tipo lavare i secchi, toccare agli avato. Toccare agli avato penso che non tutti sanno che cosa sia. Bravo, cioè mentre il pastore mungeva le pecore, il piscino spingeva le pecore verso questo cuneo vicino al pastore che mungeva. Lasciamo continuare ancora per Luigi, si può dire qualcosa. Come mai tu sei l'ultimo vicino? Cioè questo è un mestiere che purtroppo, almeno che a Cappadocia, sta andando in estinzione. Però è anche, diciamo, un piacere sapere che un ragazzo giovane come lui ha comunque vissuto questo mestiere tradizionale. Pertanto noi avevamo piacere appunto di invitarlo qui sul palco e farlo parlare direttamente, no? Perché noi raccontiamo soltanto queste storie, ma c'è chi le ha vissute e i veri protagonisti sono loro. Lui, Pierluigi, ma anche i nostri mulattieri, abbiamo qui Tonino, abbiamo Amerigo, ne abbiamo anche altri, insomma, qui in paese. Però ecco, vogliamo sentire anche i nostri mulattieri, vogliono dirci qualcosa? Non vogliono dirci, va bene, va benissimo. Ah no? Abbiamo fatto una promessa, non li avremmo messi in difficoltà, però la loro presenza dice già tutto, no? Perché qui vediamo io un masto, vediamo i mulattieri, un applauso per il vicino e per i mulattieri di Cappadocia. Il mulattiere che vediamo qui è un mulattiere, come dire, che si è riconvertito al mestiere, perché prima ha fatto il mulattiere, poi ha fatto l'impiegato, ecco, il ladrone, è scappato prima che arrivasse Brunetta e poi si è messo a rifare di nuovo da pensionato il mulattiere. Evidentemente non aveva sofferto abbastanza prima, perché come sapete il mestiere del mulattiere è veramente un mestiere molto duro, quindi se uno ricomincia a farlo da pensionato vuol dire che forse prima non lo aveva sofferto abbastanza.
Qui invece ne abbiamo un altro ancora in attività, è uno dei personaggi di cui Cappadocia può andare orgoglioso. Qui lui ha il simbolo del mulattiere, la capezza. Quando uno si presentava con la capezza a chiedere una ragazza, era quasi la pagnotta sicura. No, scherzo, la capezza era già segno di benessere. Comunque vedo che c'ha una capezza abbastanza moderna, una volta c'erano le capezze quelle di canapa, adesso vedo che sono di nylon con vabbè, tutte cose nuove. Qui invece abbiamo un masto con alcuni finimenti, la cegna, le ciammelle, che sapete a che cosa servono, forse non tutti sanno. E quindi tu ci potresti dire, però ci potresti descrivere che cosa sono tutti quegli oggetti, là. Per metterci la piata, ma serviva qualche volta anche a farci la modina, sapete chi era il pranzo, la merenda del mulattiere. Bene, a questo punto io direi di, in omaggio al lavoro che hanno fatto questi signori, che hanno fatto tutti i mulattieri dei nostri paesi, vorrei dedicare una mia composizione. Uomo sincero, semplice, leale, forte, votato tutto alla famiglia e al mio lavoro, tusto, capitale, stimui, degli trattivi a brusche strie. Per un po' compagni della vita, per far tu sordi o per facunti pari. Mo che sta attività è un po' sparita, per vedere noi stavo da fare i safari. Quante se triboleva icci appresso, ma non te spaventava la fatica. Tempo cattivo buono era lo stesso, per te che eri tembrato un po' all'antica. Tarizzivi all'oscuro ogni mattina, sia con io vento che t'entrea per l'ossa, sia con io tempo buono o con la brina. Fa l'uomo caro era fatica grossa. Una lavata di faccia un po' alla meglio, versendo una cria d'acqua de covella, te reveglivi e te sentivi meglio e via, partivi un po' alla chetichella, girenno tacchi tacchi per facciate, per palle e macchie, te guardivi intorno per ritrovare le bestie sparpagliate, tramenti s'era fatto bene giorno. E intanto si sentiva la campana della cavalla, e allora a poco le radunivi a bere alla fontana, poi revenivi e rappiccivi o fuoco. Quando arrivavano i mui dell'ammasciata, orecchie ritte e allunghenno i mucchi, nitrevano sentendo già la biada che stava bella pronta dentro i bucchi. A ogni muo ci divi la razione, e un capezzive ci mettivi un masto, poi tascitivi per la colazione una brava panontella, che gran pasto. Una frasca bella liscia e appezzutata, con io cortiglio diventiano sticco, vegnenno comenzivi la magnata, con un po' di vino, non magnata ricco. Ma è un po' pesante, diceva la gente, la panontella fatta a colazione, guasso pesante, qui si non ne sa niente, pesevano le balle di carbone. Quando era brutto tempo, te portivi una brava ombrella grossa e una giacchetta di pelle di diavolo e inzivivi le scarpe e gli gambali di vacchetta. L'ombrella era di quelle da mugari che quando ivi a cavallo l'apertura ti raccapeva sotto pari, iome, io masto e la cavalcatura. Per pranzo ti portivi ogni mattina a tu scoppole, una fetta di ventresca bella paccuta e insieme alla motina un covellitto vino d'acqua fresca. Le vivi i buchi e poi i rezzelivi, poi con io vedo alla caricatura azzicchivi a cavallo e a bivi, da tipico mugaro che lavora. Intanto tutta quanta l'ammasciata si cominciava a muovere in fila indiana e ti correva la rete un po' allungata fino agli ultimi muo con la campana.